c'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono. Buonasera, buonasera a tutti. Siamo di nuovo in onda con Dove c'è impresa c'è vita, la trasmissione in cui ogni settimana raccontiamo la vita economica, sociale del nostro territorio attraverso l'attività delle nostre imprese e più in generale appunto di CNA Ferrara. Oggi in particolare parliamo di un tema interessante, cioè dell'impegno che sostanzialmente CNA, in particolare per quanto riguarda la sezione impiantistica, dell'impegno che CNA profonde nella formazione, nella crescita delle proprie imprese, nel creare opportunità per le proprie imprese. Siamo con Manuele Marani, che è il presidente degli impiantisti di CNA. Buongiorno Manuele. Un saluto a tutti, mi chiamo Marani Manuele, porto il nome della mia omonima impresa e sono il presidente della sezione impiantisti di CNA Ferrara. E poi Luca Grandini, che degli impiantisti di CNA Ferrara è il responsabile, il funzionario responsabile. Buongiorno Luca. Buongiorno a tutti. Dunque, oggi di che cosa parliamo? Come abbiamo detto, di formazione, di creazione di opportunità per le imprese, di accompagnare le imprese, in particolare in questo caso del settore impiantistico, a confrontarsi con le tante novità che questo settore offre. Gli impianti per le abitazioni, la dotazione più in generale degli edifici sono in continuo mutamento, in continua crescita e quindi naturalmente c'è bisogno di molti contributi di formazione. Gli impiantisti, come dire, fanno della formazione una delle chiavi della propria attività, è così Emanuele? Certo, negli ultimi anni il settore impiantistico ha avuto un'evoluzione veramente esponenziale e noi di CNA stiamo cercando di dare una formazione ai nostri soci oppure alle persone che si vogliono aggregare a noi per dare una continuità importante nel settore ed essere al passo coi tempi. E infatti appunto le attività che una volta eravamo abituati a chiamare di tipo artigiano sono in continuo mutamento, in particolare questo mutamento lo si vede molto nel settore dell'impiantistica, perché tra domotica, fonti rinnovabili, condizionamento, riscaldamento, nuovi impianti elettrici, impianti di sicurezza eccetera eccetera, insomma c'è stata veramente una crescita molto importante e quindi c'è una proposta che parte alla fine di settembre, quella di un ciclo di appuntamenti di formazione che abbiamo chiamato CNA Academy. Allora, prima di dire di che cosa si tratta, perché CNA Academy? Perché questo modo le grandi aziende lo stanno usando per dare riscontro alle proprie apparecchiature, per istruire Academy, perché facciamo un'accademia di istruzione ai nostri installatori. C'è un forte bisogno nel settore di capire le nuove tecnologie. Tutti oramai sappiamo quali sono: fonti rinnovabili, pannelli fotovoltaici, batterie d'accumulo, cancelli automatici, fibra ottica. C'è una stata negli ultimi 10 anni veramente un'evoluzione importante. C'è chi è rimasto in passo coi tempi, chi è rimasto un po' indietro e quindi noi abbiamo pensato che per dare anche futuro alle nostre imprese c'è bisogno di formazione e per questo abbiamo creato l'Academy, cioè un'accademia che possa insegnare agli installatori l'evoluzione dell'impianto. Ecco, naturalmente si tratta di un'attività impegnativa che fa però appunto parte di una strategia complessiva della CNA. Assolutamente sì, noi come Unione Impianti di CNA cerchiamo di indirizzare le nostre imprese verso una formazione continua, come diceva giustamente il Presidente Marani, e in quest'ottica noi abbiamo pensato di cogliere l'occasione del rapporto che c'è anche molto stringente, quotidiano, tra le nostre imprese artigiane di installazione e manutenzione e anche i loro partner, i loro fornitori. Quindi abbiamo cercato di chiudere il cerchio dal punto di vista di un'offerta di aggiornamento professionale per titolari, soci e dipendenti delle nostre imprese artigiane, mettendo insieme la casa delle imprese artigiane degli impianti, cioè CNA, partner tecnologici che sono dei soggetti che tutti i giorni dialogano e collaborano con le nostre imprese e appunto le nostre imprese artigiane, per metterle al centro di una formazione continua. Naturalmente questo ciclo di appuntamenti, questa Academy di CNA, si rivolge agli imprenditori e anche ai loro dipendenti, lo sottolineo perché la gestione dei dipendenti, la formazione dei dipendenti, lo dico all'imprenditore, insomma, certo, è
una cosa molto importante, insomma, se le cose le sai fare tu ma non le sanno fare i tuoi dipendenti, insomma, è evidente che non vai molto avanti. Avere dei collaboratori formati è veramente un punto di riferimento per ogni impresa. Detto questo, proviamo a vedere un po' per titoli, insomma, quali sono gli argomenti che verranno affrontati nel corso della CNA Academy. Si comincia il 28 settembre. Allora, il 28 settembre parleremo dell'antennistica, cioè quindi trasmissioni radio per TV. C'è una forte evoluzione, c'è un primo passo che accadrà in ottobre, quindi vogliamo dare ai nostri soci, ai nostri collaboratori, una formazione tale per cui siano pronti ad affrontare il secondo / terzo switch off e soprattutto nella nostra area, che è un'area molto disagiata dal punto di vista della trasmissione, è opportunità di far vedere il segnale TV nel migliore dei modi. In più c'è anche un discorso sull'evoluzione di questo sistema di trasmissione. Ecco, parliamo ovviamente del cosiddetto digitale terrestre, che abbiamo imparato a conoscere. Il digitale terrestre, che è nella nostra zona ogni giorno si legge sul giornale che alla notte non lo vedo, alla sera tardi non si vede, e quindi abbiamo elaborato tramite dei nostri partner dei dispositivi che diano possibilità di migliorare la ricezione del segnale, e non c'è niente di meglio di approfittarne di questa Academy per mettere a conoscenza dei nostri soci e le eventuali opportunità. Perché naturalmente capita tutti i giorni a voi piattisti che telefoni la famiglia che dice: ma scusi, non riesco più a vedere questa emittente, non riesco più a vedere quell'altra emittente, di notte non la vedo, la sera e voi dovete dare delle risposte, insomma, alla fine questo. Certo, certo. Poi abbiamo trovato Comet, che ci ha dato la possibilità di avere un relatore con relativa azienda connessa a questa lezione, quindi siamo molto grati ai nostri partner che ci stanno aiutando ad affrontare queste giornate. Ecco, quindi hai fatto bene a sottolinearlo, c'è la partnership con imprese del settore. Per il discorso antenne e trasmissioni in fibra ottica, come ci è resa disponibile. Poi abbiamo Vimar, Panasonic e altri marchi che ci stanno aiutando per fare le altre giornate. Ecco appunto, allora andiamo alle altre giornate. Il 26 ottobre di che si tratta? È un corso che fa Vimar, è proprio un corso tecnico dove ci spiega la smart domotica, che oggigiorno è un sistema di domotica semplificato che può qualsiasi installatore con un po' di conoscenza creare una casa domotica. Vimar si è resa disponibile a illustrarci come configurare questi dispositivi, e nell'ottica di un futuro totalmente smart è una grande opportunità. Ecco, naturalmente il tema della semplificazione è lato impiantista ma anche lato cliente, cioè nel senso impianti di domotica più facilmente gestibili, detta come va detta, perché tutti sappiamo che insomma c'è un'evoluzione, insomma ci sono stati tempi in cui la domotica era una cosa per c'è stata proprio elettronici. Questa evoluzione, che la smart domotica è arrivata da una necessità, che è quella di essere semplice, perché fino a qualche anno fa diventava un po' complicato costruire un impianto e anche gestirlo. Tutte le case hanno capito che c'era bisogno di semplificare, oramai il mondo del telefonino ci ha insegnato che tutti possono accedere a tutto, e quindi anche Vimar ha fatto un'evoluzione e ci insegnerà il 26 di ottobre come gestire, come creare un impianto. Ecco, vorrei fare una domanda a Luca su questo rapporto con le aziende, i fornitori, è una parte rilevante insomma dell'attività che CNA fa, perché ovviamente le aziende che lavorano, che propongono i propri prodotti, sono quelle che poi di fatto possono nel miglior modo aggiornare chi lavora nel settore, no? Certamente, Stefano, noi sostanzialmente avvertiamo e riscontriamo nel mercato dove operano le nostre imprese artigiane dell'installazione impianti, comunque il comparto impianti, sostanzialmente le imprese che sono partner tecnologiche, fornitori, in realtà hanno anche il compito di una trasmissione dell'evoluzione tecnologica, quindi sostanzialmente sul nostro mercato anche provinciale l'ultimo passaggio dell'evoluzione tecnologica viene proprio attraverso il fornitore e l'impresa artigiana, quindi nel lato impianti attraverso un prodotto che viene comunque innovato, come può essere il discorso della smart domotica, come può essere un'evoluzione della climatizzazione, come può essere un'evoluzione dei pannelli fotovoltaici. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che, chiamiamolo così, tra virgolette, l'ultimo miglio dell'innovazione tecnologica avviene tra fornitore, impresa artigiana e il cliente privato / impresa che ne usufruirà.
Ecco, naturalmente lo chiedo a Emanuele, in tutto questo l'impiantista, così come il cliente, mantiene comunque la propria libertà di scelta, ecco, questo lo voglio sottolineare. Assolutamente, certo, assolutamente. Noi abbiamo trovato questi partner che si sono resi disponibili, non potevamo cogliere maggiore occasione di usufruire di questa possibilità. Ecco, andiamo al 23 novembre, e si parla di fibra. Qui si parla di fibra ottica. Oramai la fibra ottica Entra in tutte le entra in case, tutte le nessuno case, sa di ma preciso che cosa che sia. cosa può fare, cosa non può fare, come si tratta, perché non è un filo elettrico, è una fibra di vetro o di plastica o di polimero particolare, va trattata in una certa maniera, occorre tanta conoscenza, perché è una cosa nuova, quindi per questa cosa serve tanta conoscenza. È anche il futuro, perché effettivamente c'è un grande futuro dietro la fibra e noi vogliamo illustrare a tutti i nostri soci e ai nostri partecipanti alle lezioni come gestire la fibra ottica. Ecco, naturalmente adesso lo dico in maniera un po' grezza da profano totale, la fibra ottica è quella che ti arriva in casa e ti porta internet, la conosco così, c'è Adesso anche qualcosa noi d'altro. la conosciamo, ce la portano in casa, ci danno internet e finita lì. Ma il futuro è TV, frigoriferi, lavatrici, una gestione globale della casa e chi è che può gestire queste cose? Chi è che mi può trasmettere i dati? La fibra ottica. E noi vogliamo insegnare agli installatori come usare, come i dispositivi, come collegare, perché effettivamente è un qualcosa di abbastanza complicato che serve un professionista. Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, diciamo, l'utilizzo della fibra ottica a un certo punto diventa complementare con il ragionamento della domotica smart? Assolutamente, il modo di trasmissione è quello della fibra ottica. Per trasmettere al nostro cellulare i dati di casa, la fibra ottica diventa punto fondamentale. Esatto, ok, e questo naturalmente appunto è un altro aspetto, volevo come dire, rilevare la coerenza che c'è in questa proposta di Academy e il fatto che comunque c'è una conseguenzialità tra le varie proposte. Arriviamo al quarto appuntamento che è previsto per la metà di dicembre e si tratta di un altro argomento di grandissima attualità, insomma ne parliamo ormai praticamente ogni giorno. Fonti rinnovabili, fotovoltaico, pompe di calore e quant'altro, Condizionatori. condizionatori, e la prospettiva per il 2025. Ci sono, dal punto di vista anche fiscale, tante evoluzioni e quindi noi vorremmo anticipare a metà dicembre ciò che ci verrà consegnato per il 2025 su sgravi fiscali e detrazioni. Ecco, quindi ci sono Quindi in previsione, c'è la possibilità che vengano fuori per detrazioni quello l'abbiamo IRAP. messa a metà Certo. dicembre e poi anche l'evoluzione sul fotovoltaico, sulle pompe di calore è oramai tangibile e noi vorremmo far vedere a tutti le nuove tecnologie in prospettiva del 2025. Benissimo, quindi questi quattro appuntamenti sono in previsione. A brevissimo cominceremo a comunicare direttamente ai soci tramite i nostri soliti canali, newsletter, eccetera, eccetera, ma anche la pubblicazione tramite social di queste opportunità che ci sembrano importanti. Chiederei a Luca, insomma, di inserire questo ragionamento all'interno di tante altre opportunità, insomma, che la CNA offre o cerca di offrire, insomma, ai propri soci, in particolare nell'impiantistica. Sì, rimanendo quindi diciamo nel filone dell'aggiornamento per le nostre imprese associate artigiane degli impianti, un esempio molto importante, proprio recente, è la pubblicazione di una guida di CNA installazione impianti a livello nazionale in collaborazione con il nostro ente di certificazione FEGAS con cui collaboriamo a APAVE, proprio la guida per l'installazione della climatizzazione domestica ai sensi di legge. Voglio sottolineare un altro aspetto, così chiariamo appunto il senso di questa e di tante iniziative, e questa in particolare di diffondere una guida. Il settore dell'impiantistica ha, mi sembra che si possa dire, due caratteristiche molto di attualità. Uno è che è in grandissima evoluzione, come ci diceva Emanuele Marani. L'altro aspetto è che è un settore con moltissima normativa, cioè bisogna conoscere molto bene la normativa perché non è che io posso prendere un impianto di condizionamento e in casa accendere il motore e farlo partire. È una cosa che non è possibile perché per una serie di ragioni, sicurezza, evitare inquinamento, eccetera, eccetera, è un settore normato e quindi questa guida ha proprio questa funzione. Quindi c'è un aspetto, aggiornare sui contenuti dell'impiantistica, sulle novità, eccetera, di cui abbiamo parlato con l'Academy, c'è l'altro aspetto che è quello di aggiornare
sulla normativa. È così, Emanuele? Sì, proprio qui a Dolce Vita avevamo qualche anno fa proprio parlato in riferimento ai condizionatori, la necessità che questi impianti vengano fatti da personale qualificato, con le giuste attrezzature, con i giusti attestati, F-Gas, e questa sensibilizzazione, ti dico, dopo 2 anni ha dato veramente i frutti. La gente mi si è conoscenza delle problematiche, la gente quando chiama vuole sapere se sei autorizzato, se hai le dichiarazioni giuste, quindi abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione all'utente finale che è servito, ma è servito non tanto per togliere il discorso del lavoro nero che era qualcosa di tangibile nel mondo del condizionamento, ma proprio anche nelle persone che si rendevano veramente conto che andavano ad affrontare un pericolo e anche un'eventuale sanzione nel far mettere su dall'amico o dal vicino gli impianti di condizionamento. L'impianto di condizionamento è un impianto che va seguito e va trattato nelle giuste maniere. Grazie a Radio Dolce Vita e alla CNA e a tutti noi che ci siamo messi l'idea di far conoscere la gente tramite giornali anche, abbiamo raggiunto un bel obiettivo, ecco. Ecco, benissimo, ringrazio molto Emanuele di questa osservazione, perché ti dà insomma la sensazione che comunque lavori per qualcosa, anche tu che conduci trasmissioni, fai comunicati stampa, eccetera, eccetera, insomma, tutto sommato, insomma, è importante, abbiamo battuto molto su questo punto, evidentemente anche noi abbiamo contribuito che si crei una coscienza più chiara, insomma, della necessità di normative e di rispettare le norme nel campo. E poi cos'altro c'è, Luca? Concludendo un attimo il ragionamento in maniera sintetica sulla guida, è importante, ecco, proprio quando parliamo che il comparto degli impianti è oggetto di un'evoluzione normativa, partiamo sempre dal presupposto che sono normative che si vanno a innestare su altre normative precedenti. E un esempio è proprio questa guida della climatizzazione, perché oltre alla normativa legata all'F-Gas, che è quella più recente, troviamo anche accenni pratici operativi legati al DM37, quindi a monte, quindi la nostra normativa di riferimento per le nostre imprese degli impianti, quindi di riferimento a dichiarazione di rispondenza, dichiarazione di conformità. Quindi è un susseguirsi di norme che si collegano tra di loro. Una guida snella di 40 pagine che però diventa una bussola per le nostre imprese. Allargando un attimo invece proprio il quadro del sostegno alla formazione, noi abbiamo il nostro ente di formazione, CNA Formazione a livello regionale, che garantisce tutta una serie di corsi obbligatori di qualifica, dal patentino personale F-Gas al conseguimento del FER, quindi l'attestato per le fonti energetiche rinnovabili, quindi tutti comunque attestati obbligatori per operare nel campo degli impianti. Da ultimo invece vorrei anche indicare che è molto importante, noi come CNA, installazioni impianti e più in generale come area sindacale, area del lavoro, siamo sempre molto attenti anche nella consulenza rispetto anche alle opportunità che vengono offerte dal contratto che viene applicato, quindi nel caso delle nostre imprese a metalmeccanica artigiana. Quindi il sistema bilaterale permette sia ai dipendenti, ma soprattutto anche ai nostri imprenditori, di avere delle agevolazioni di contributi legati anche ai corsi di formazione, oltre che a contributi legati ad esempio all'allestimento dei mezzi, a innovazioni tecnologiche all'interno dei loro capannoni. Quindi c'è anche una spinta anche verso ad esempio imprese energivore di dotarsi di, ma non so, impianto fotovoltaico e da non contributo. Quindi si può creare un match tra le nostre imprese di installazione e l'impresa energivora. Ma tornando al tema, ad esempio metalmeccanica artigiana, il contratto che applica le nostre imprese artigiane delle installazioni e impianti, ci sono opportunità da cogliere anche proprio per avere dei contributi sulla formazione dei loro dipendenti, del titolare, dei soci, e quindi questo è un ulteriore aspetto importante. Tramite... Se io sono un impiantista e voglio saperne di più, cosa devo fare, Luca? Ti devi rivolgere a CNA Installazione Impianti e possiamo fare una disamina del contratto, se viene applicato ovviamente in maniera regolare, e soprattutto sottolineare come si possono ottenere questi contributi. Da ultimo... Quindi lo dico in maniera grezza, se volete telefonare in CNA 0532 749 111, chiedete di Luca Grandini dell'installazione impianti e vedete che qualcosa salta fuori. Assolutamente sì. Da ultimo, secondo me, ulteriore, ecco, passaggio anche a livello di formazione, che è molto importante, sempre tramite il nostro CNA Formazione, quindi l'ente di formazione di CNA, possiamo anche costruire dei progetti formativi aziendali, quindi calati proprio sulle esigenze della singola impresa. Ecco, abbiamo voluto cogliere insomma l'occasione di raccontare tutte queste opportunità di formazione, appunto perché, come ho detto all'inizio, la formazione è ormai essenziale per il settore impiantistico, perché comunque serve sia per
rispondere al mercato, insomma, un mercato che è sempre più ampio, ricco di opportunità, ma anche complicato, insomma, con tanti contenuti importanti, e anche per poi stare in regola. Si possono avere opportunità, contributi, corsi, eccetera, eccetera, basta mettersi in contatto con la CNA. Quindi, Emanuele, diamo appuntamento al 28 settembre per CNA Academy e a qualsiasi giorno per tutto il resto di cui ci ha parlato Luca. Certo, aspettiamo tutti i nostri installatori a formarsi. Benissimo, grazie a tutti. Chiudiamo qui questo nostro appuntamento con Dove c'è impresa c'è vita. Ringrazio Luca Grandini, responsabile di CNA Installazioni e Impianti, CNA Ferrara Installazioni e Impianti. Ringrazio Emanuele Marani, che è un imprenditore molto conosciuto, oltre che essere il presidente di CNA Installazioni e Impianti. Grazie a entrambi. Grazie mille. E grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Grazie. E grazie a Radio Dolce Vita. Avete ascoltato? C'è impresa, c'è vita. Appuntamento settimanale con la CNA di Ferrara per parlare di donne e uomini che inventano, sperimentano, innovano, accettano le sfide e molto spesso le vincono.